quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Hai disdetto le prenotazioni dei voli? Cosa? Ti ho chiesto se hai disdetto le prenotazioni dei voli. Non occorre disdirlo, ci si presenta o non ci si presenta, tanto se ne fa un tempo. È una norma di buona creanza, tesoro. La imparerai anche tu un giorno. Grazie. Prego. Il tuo numero per andare a scuola è definitivo? Non impara più niente. C'è sempre qualcosa da imparare, non si finisce mai. Tu e le tue sentenze piene di saggezza. Ascolta! Io telefono e mi scuso da parte tua. Credo sia meglio per te portare una cosa fino in fondo una buona volta. Ci si guadagna sempre. Se lo dici tu. Sì, lo dico io. Beh, allora? Proprio così. Fammi un bel gin tonic. Tu bevi troppo. Fai attenzione a non ingrassare. E tu fatti i cazzi tuoi. Non dimenticare che il corpo è il tuo unico capitale. Non hai nient'altro. Cin cin! Ti amo. Anch'io. Merda, anch'io. Di almeno ti amo. Ok, tu mi piaci. Ti amo. Tu hai i capelli più belli del mondo. E le spalle più belle del mondo. Lasciami, ti prego. Perché? Non mi sono ancora lavata i denti. Non fa niente. A me dà fastidio. Ok, se ti fa schifo ti lascio in pace. Non mi fa schifo. Ma non è che possiamo stare 24 ore su 24 una cosa all'altra. Io posso stare da libera, c'è l'inferno. Non capisco come siamo crudele. Io non sono. Dove sei stata stanotte? A ballare. Fino alle 6 di mattina? E allora? Perché non c'è un locale aperto fino alle 6 di mattina? Ah no. E con chi sei stata a ballare? Con un uomo. Che tipo di uomo? Un negro grande e grosso. Un cazzo grande e grosso. Non essere così spietata! Io non sono spietata, dico la verità. All'inizio avevo deciso di essere sempre sincera l'una con l'altra, ma tu non lo leggi, tu vuoi sentirti dire delle bugie. Sì, vedi, ti prego, dimmi delle bugie. E va bene, sono stata in giro tutta la notte, ho pensato noi due. Ma non è vero. Certo che non è vero, sono stata a letto con un uomo, ma questo non cambia niente. Non capisco, non capisco. Il cuore mi fa male, è come se mi avessero trattato con un coltello. Non occorre che ti fa male il cuore. Che ti faccia male il cuore? Chiuda il che, faccia attenzione a come parla, altrimenti non usi il che. Ah, pensa, però non sono così infelice come te, ero così corta. Non li vedrai ancora? No, non so neppure come si chiama. Però sarebbe piaciuto anche a te, perché vedi, non era proprio nero nero, solo marrone. E aveva uno sguardo molto intelligente. Ti prego, cari. Ma dai, che se soffri un po' non può che farti bene alla salute. Pronto? Per te, da Zurigo. Da Zurigo? Pronto? Freddy! Sei a Zurigo? Quando? Alle 3 a Francoforte, aspetta. Quando parte il prossimo aereo per Francoforte? Alle 2:30. Alle 2:30? C'è pure di procurare un posto, se non ci riesco richiamami da Francoforte. Ti amo. Freddy Europa, che sorpresa! Hai sempre detto che date tu, ma tu hai tutto finito. Che vuoi la separazione? Io ho detto che forse un giorno ci saremo separati. In 6 mesi chiunque può cambiare opinione. Sai cosa sei? No, ma adesso lo dirai tu di sicuro. Tu sei una piccola e misera puttana, piccola e misera. Solo a guardarti mi viene da vomitare. Beh, allora sarai senz'altro contenta se ne vado. Sì, certo. Ma avresti dovuto farlo già da un pezzo. E invece lo faccio ora. Non farlo. Non sono contenta. Perché io ti amo, Dari. Cosa posso farci se ti amo? Io ho bisogno di te, voglio essere al mondo solo per te, senza di te, sono sola. Sola sei una puttana? Perdonami, ti chiedo scusa, perdonami. Dammi dei soldi, devo pagare il volo. Per quello che vuoi. Cari, te ne stai andando veramente. Ma poi torno.